chiusa la votazione. Il Senato approva. Il biotestamento è legge, il Senato dice sì al provvedimento grazie all'alleanza trasversale PD Sinistra e Movimento 5 Stelle. Un'intesa tutto sommato mai in affanno e capace di reggere anche nel delicato passaggio dei 15 voti segreti su emendamenti chiave, tra i quali quello delicatissimo riguardante l'equiparazione della somministrazione di cibo e acqua a un qualsiasi trattamento sanitario. Poco ostruzionismo da parte del centrodestra, che di fatto ha lasciato soltanto a singoli esponenti più agguerriti il compito di illustrare gli emendamenti. Minime le defezioni nella maggioranza che sostiene il governo, e il dissenso è giunto solo da Alternativa Popolare. Alla votazione in aula hanno assistito anche Mina Welby e altri esponenti dell'associazione Luca Coscioni, presente anche a Piazza Montecitorio con un sit-in. Per il Premier Gentiloni il biotestamento è un passo avanti per la dignità della persona. Un provvedimento che ha suscitato posizioni diverse nel mondo cattolico. C'è chi teme anzitutto la deriva eutanasica della legge, ma anche le sue inevitabili ricadute sociali, con un peggioramento delle prassi sanitarie verso i soggetti più deboli e indifesi. Questa legge dice no alla libertà del medico, al diritto alla vita, alla indisponibilità della vita e anche al diritto delle strutture ospedaliere di darsi una mission e di viverla fino in fondo. Si aprono le porte all'eutanasia, e non è esagerato dirlo, e lo vedremo. D'altra parte, a difesa della legge invece c'è anche chi, come il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Mario Marazziti, che individua nel testo la possibilità di unire gli italiani sul difficile tema del fine vita. Io penso che si può dire che è una legge che umanizza il morire senza chiamare e senza accelerare la morte. Dice un no chiaro all'accanimento terapeutico, un no chiaro all'abbandono terapeutico, rimette all'inizio proprio l'alleanza terapeutica tra medico e paziente.